L'allarme. Scene da film, ma non c'è finzione in quello che è accaduto ieri pomeriggio a Taranto in una gioielleria del centro commerciale Auchan. Momenti di terrore per la rapina messa a segno da 5 malviventi con mazze e martelli in ferro. Panico e fuggi generale tra i negozianti e i clienti che affollavano la galleria mentre i vigilanti affrontavano i banditi. Scene che sono state riprese con un telefonino e sono diventate ovviamente virali. Si vedono i banditi uscire dalla gioielleria mentre i vigilanti puntano contro di loro le pistole. Uno dei malviventi viene immobilizzato e portato in questura mentre gli altri fuggono a bordo di un'auto risultata rubata a Lecce. In serata viene arrestato anche un secondo componente della banda. I due fermati sono un 18enne e un 16enne di San Pietro Vernotico, mentre si cercano gli altri 3 componenti del gruppo che ha assaltato la gioielleria. Le modalità, i colpi violentissimi contro le vetrate per impossessarsi dei preziosi, sono analoghe a quelle della rapina ai danni di una gioielleria del centro commerciale Mongolfiera a Bari. Per questo gli inquirenti ritengono che ad agire possa essere stata la stessa banda. Chiudi!